Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. C'era una ragazza che aveva una malattia ed era costretta a rimanere a letto per la maggior parte del tempo della sua vita. Le era stata diagnosticata la morte in pochi mesi. Così i genitori decisero di passare più tempo possibile con lei, prima che arrivasse la sua ora. Pensarono che la cosa migliore da fare fosse portarla in un campeggio in una località vicina per un po', finché la figlia non fosse stata ricoverata in ospedale per tanto tempo. Comunque, lì la ragazza era calma e rilassata come al solito. Quando finalmente raggiunsero la destinazione, piantarono la tenda, disfecero tutto e accesero un fuoco. La madre stava costantemente attorno al fuoco con sua figlia, mentre il padre andava a cercare altra legna. Quando tornò si fece buio, ma improvvisamente sentì le urla di sua moglie. Quindi si precipitò lì e scoprì che sua figlia stava in piedi, eseguendo una strana danza tribale prima di cadere improvvisamente morta. Dopo la processione funebre e smorzato il dolore, i genitori vollero vedere il video che la donna aveva registrato quella notte. Misero il nastro nel lettore e iniziarono a guardare. All'inizio si vedeva solamente la madre che guardava lo scenario, mentre alcuni animali passavano in lontananza. Ma quando mandarono avanti la registrazione, arrivarono a quando lei stava dentro la tenda con la figlia e quest'ultima si alzava e cominciava a saltare intorno. Ma c'era qualcosa che non quadrava. Come prima cosa i suoi occhi erano vuoti, rimandarono indietro la scena e le loro paure si rivelarono fondate. Per tutto il tempo in cui lei stava danzando, c'era un'orrenda mano bianca attaccata sopra la sua testa.